Salve a tutti e benvenuti su Optical Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo della retina. La retina che è la porzione sensibile del nostro occhio. Infatti essa fa parte della tonaca nervosa del bulbo oculare ed ha la funzione di trasformare la luce che penetra nel bulbo oculare in un segnale che può essere interpretato dal cervello. Infatti il cervello non è in grado di interpretare il segnale luminoso sotto forma di onda elettromagnetica, ma quest'ultimo deve poi essere convertito in un segnale di natura elettrochimica, interpretabile appunto dal cervello. In un quadro oftalmoscopico nella retina distinguiamo diversi elementi principali come la papilla del nervo ottico situata a circa 2-3 mm nasalmente rispetto al polo posteriore ed essa praticamente corrisponde al punto in cui si inserisce il nervo ottico e dove poi andranno a finire praticamente gli assoni delle cellule gangliari della retina per portare poi il segnale al cervello. Abbiamo nella zona centrale una zona un po' più bruna, un po' più scura, che è la macula lutea, una zona lievemente ellittica nella quale troviamo la foviera centrale, una zona ancora più piccola la quale produce la massima capacità di discriminazione degli oggetti, ovvero la massima acuità visiva. La retina termina a circa 6-7 cm dalla cornea ed è separata dal corpo ciliare attraverso l'ora serrata. Inoltre la retina è irrorata dall'arteria oftalmica e da altre sue diramazioni, oltre che da capillari della coroide che si occupano appunto di nutrire la retina. Possiamo parlare della retina anche dal punto di vista della sua composizione a livello di strati, infatti dividendo la retina in due macro strati possiamo dire che vi è un epitelio pigmentato più esterno, il quale è costituito da cellule di forma esagonale che hanno il compito di rigenerare praticamente il pigmento dei fotorecettori, ovvero delle cellule sensibili alla luce, e quindi di ricaricarli in un certo senso, ma ha anche questo strato il compito di fungere da camera oscura quasi, insomma di migliorare la qualità dell'acquisizione del segnale, quindi della percezione visiva. Un secondo macrostrato è la neuroretina, che è formata da una serie di cellule nervose di diverso ordine, le quali poi si occupano di trasdurre il segnale, quindi dal luminoso in elettrochimico, e di condurlo poi al nervo ottico e col nervo ottico poi verso la corteccia visiva, insomma. Il primo strato che troviamo, che è quello più esterno, al contrario di quanto si può pensare inizialmente, è quello dei fotorecettori, in cui ci sono praticamente le teste dei fotorecettori, coni e bastoncelli. Poi abbiamo la membrana limitante esterna, che è costituita dalle giunzioni esterne dei fotorecettori e dai prolungamenti delle cellule di Müller. Poi abbiamo lo strato granulare esterno, composto dai nuclei delle cellule fotorecettoriali, o quindi dei fotorecettori, coni e bastoncelli. Poi abbiamo lo strato plessiforme esterno, costituito dall'intreccio delle sinapsi fra i fotorecettori, le cellule bipolari, le cellule orizzontali e anche cellule di Müller. Poi abbiamo lo strato granulare interno, costituito dai nuclei delle cellule bipolari, orizzontali, amacrine e anche le cellule di Müller, che sono un po' ovunque. Poi abbiamo lo strato plessiforme interno, che è costituito dall'intreccio sinaptico fra i neuroni bipolari, le amacrine e le gangliari. Lo strato delle cellule multipolari, dove si trovano praticamente i nuclei delle gangliari. Poi si trovano anche astrociti e cellule di Müller. Poi abbiamo lo strato delle fibre nervose, dove si trovano gli assoni delle cellule gangliari che si radunano e si dirigono verso la testa del nervo ottico. E poi abbiamo la membrana limitante interna, che prevalentemente è costituita da astrociti e prolungamenti delle cellule di Müller e segna il confine della neuroretina con l'umor vitreo. Bene, questo è il primo video sulla retina, ovviamente poi scenderemo in altri video più nel particolare per esaminare i diversi strati. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo con il prossimo opto video, bella opto style.